Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video che riguarda soprattutto i nuovi arrivati, i cosiddetti newbies, perché si tratta di termini a 360 gradi. Sicuramente in molti conoscono già questi termini, chi è già all'interno del mondo 360, chi già scatta con le macchine 360 conosce già questi termini, però potrebbe essere utile per i nuovi arrivati conoscere queste terminologie, questi pochi termini di cui vi spiegherò oggi il significato per capire meglio i concetti, per diciamo fare un altro passo avanti nel mondo a 360. Questa è la terminologia base del mondo a 360, nel senso che questi termini vengono usati ovunque durante la creazione, l'editing dei file a 360 e tutti i photographers a 360 devono conoscere questa terminologia, perché se non conosci questi termini non sei un vero photographer a 360, perché queste sono proprio le fondamenta. E io per l'appunto lo faccio per i nuovi creators, i nuovi 360 creators. E quindi cominciamo. Prima di tutto, una delle cose più fondamentali è lo stitching. Che cos'è lo stitching? Fondamentalmente è l'unione delle foto catturate da ciascun sensore. Una camera 360, come per esempio questa, ha un sensore da una parte e uno dall'altra. Ovviamente ci sono anche camere con 4 o 6 sensori e così via. Ogni sensore cattura una foto circolare e lo stitching è l'unione di queste due foto per la creazione di una foto sferica. Dallo stitching derivano altri due termini, ovvero la stitching line e equirettangolare. Equirettangolare è la proiezione di un'immagine sferica su un piano bidimensionale. In poche parole, su un rettangolo con rapporto 2 a 1 si vede tutta l'immagine sferica che viene ottenuta attraverso lo stitching. La stitching line è la linea di unione delle immagini che vengono usate per creare la foto sferica. Facciamo finta di aver scattato con questa camera. Ci sono due foto circolari e nella parte dove si uniscono queste due foto c'è la linea di stitching. Questa linea può essere visibile o può essere non visibile, solitamente nelle camere più buone non si vede, ma può essere più visibile soprattutto quando un sensore è molto più illuminato rispetto all'altro, oppure in particolari condizioni di scarsa illuminazione. La stitching line si vedrà il 100% delle volte se si usano treppiedi per scattare la foto e se i sensori della camera catturano anche in basso, in un punto che si chiama nadir. Il nadir è il punto in basso rispetto all'orizzonte della foto ed è solitamente il punto in cui la camera viene attaccata ad un treppiedi. Mentre il nadir si trova in basso, opposto ad esso nella parte più alta rispetto all'orizzonte c'è lo zenith, ed è il punto che viene considerato solitamente quando una camera viene fissata su un drone e vengono scattate le foto con un drone, perché per l'appunto la parte in alto verrà occupata dal drone. Sia il nadir che lo zenith solitamente vengono editati per eliminare il treppiedi oppure il drone. Non sei un vero fotografo se non elimini il treppiedi dalla tua foto. Ma per chi non ha voglia di editare, eventualmente si può coprire sia il nadir che lo zenith con un logo, che è la cosa più semplice. Se invece si fa l'editing e non si usa la vista a 360 gradi e se non si presta particolare attenzione, si può verificare l'effetto cutbud. Quindi, se non avete voglia di fare editing per bene, per favore metteteci un logo, perché l'effetto cutbud è veramente brutto da vedere e poco professionale. Se invece si registra un video a 360 e poi lo si vuole portare su una piattaforma che non supporta i video a 360 gradi, si può fare il reframe. Fare il reframe di un video significa trasformare video da 360 a uno piatto scegliendo secondo per secondo l'inquadratura che deve avere la camera. Ovviamente l'inquadratura dipende dalla posizione della camera, quindi eventualmente si può spostare a destra, a sinistra, su e giù rispetto alla camera, però questo è un modo per avere un derivato da un video 360 in formato piatto che si può caricare ovunque. Si può fare il reframe anche di una foto per avere eventuale screenshot, oppure si può creare un video piatto partendo da una foto 360. E ovviamente se si registra un video si registra anche l'audio, e qui c'è il concetto di panoramic sound oppure spatial audio. Non tutte le camere ce l'hanno, quindi servono almeno due microfoni per fare il suono panoramico, ed è un concetto che si usa per descrivere il suono direzionale, nel senso che mettendo una camera da questa parte, io che sto parlando alla mia destra della camera, quando andrò a rivedere il video sentirò il suono da questa parte. Ovviamente servono delle cuffie oppure un impianto audio adatto, un 5.1 per esempio, ci sarà il suono direzionale, e questo è il concetto di panoramic sound. Ok, per questo video basta, spero di esservi stato utile. Questi erano veramente i concetti base per quanto riguarda la creazione di contenuti a 360.
puntata. Spero di essere stato utile per i nuovi creators, per chi si sta addentrando in questo mondo a 360. Scrivetemi nei commenti se volete sapere qualche altro termine, così magari o ci faccio un video su, oppure comunque vi rispondo direttamente nei commenti. E niente, andate su alchemistablog.com se volete leggere qualche guida, se volete informarvi su qualche camera. Vi ringrazio per aver visto questo video, ci vediamo al prossimo.